E voi vi sentite in forma? Vi aspetto per la prova di cuore. Olio cuore. Mangiar bene per sentirsi in forma. Buonasera, è in pieno svolgimento la campagna elettorale per le amministrative del 12 maggio, elezioni amministrative che avranno però riflessi sulla situazione politica generale. In due interviste, ieri ed oggi, il presidente del Consiglio Craxi ha detto che se i partiti della coalizione dovessero nel loro insieme scendere al di sotto del 50%, si creerebbe una situazione dagli sviluppi imprevedibili. Credo che si andrebbe ad elezioni politiche anticipate, questo quanto ha detto testualmente Craxi. E dal canto suo il segretario comunista Natta proprio oggi ha affermato che in presenza di una crisi di governo i comunisti non farebbero fuoco e fiamme per evitare elezioni politiche anticipate. Da qui l'interesse dei partiti della maggioranza, e lo si coglie in varie dichiarazioni, a non inasprire le polemiche fra di loro. Zanone, segretario liberale, indica la necessità di una crescita delle forze della maggioranza e Longo, segretario socialdemocratico, chiede che durante la campagna elettorale i leader del pentapartito e il presidente del Consiglio mantengano un costante confronto. Domani domenica tutti i partiti saranno impegnati in manifestazioni elettorali. Azione terroristica questa mattina all'alba al centro di Bruxelles. Una bomba che, secondo il parere degli artificieri, era stata confezionata con almeno un quintale di esplosivo, ha gravemente danneggiato la sede del Segretariato Internazionale dell'Assemblea Nordatlantica, organo consultivo della NATO composto da 184 parlamentari in rappresentanza dei 16 paesi dell'Alleanza. Vediamo nelle immagini l'effetto devastante dell'esplosione. Tre passanti sono rimasti leggermente feriti. Lo scoppio ha distrutto una macchina che era posteggiata poco distante ed ha pure lesionato un edificio vicino. Due ore dopo, l'attentato è stato rivendicato con una telefonata alla sede della radio-televisione belga dal Fronte Rivoluzionario di Azione Proletaria, una organizzazione terroristica di cui non si era mai avuta notizia in precedenza. Da ottobre sono 14 gli attentati compiuti a Bruxelles e nei dintorni. Tutti, ad eccezione appunto di quello di oggi, sono stati firmati dalle cellule comuniste combattenti. Gli obiettivi sono sempre stati sedi della NATO e di organizzazioni legate al Patto Atlantico. Dopo l'arresto di 21 imprenditori siciliani accusati di truffa e frode fiscale, si è costituito oggi anche Alfio Cavallaro, colpito da mandato di cattura nell'ambito della stessa inchiesta. Altre tre persone continuano ad essere latitanti. Lunedì prossimo avranno inizio gli interrogatori degli arrestati. Mario Rendo sarà ascoltato nel carcere palermitano del Lucerdone, Alfio Cavallaro in quello di Termini Imerese, altri a Trapani e a Marsala. Comunicazione giudiziaria per Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte, rispettivamente ex generale ed ex ufficiale dei servizi segreti. Nella foto vediamo Pietro Musumeci. Il reato ipotizzato è quello di concorso nella strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Musumeci e Belmonte sono già in carcere per le deviazioni del Sismi. Lunedì compariranno in tribunale a Bologna. Sono accusati di avere tentato il depistaggio delle indagini sulla strage. Francesco Pazienza, dal carcere di Manhattan, lancia messaggi carichi di avvertimenti e di insinuazioni. Si dichiara vittima di una congiura politica, capro espiatorio per altri non meglio identificati personaggi. Edward Morrison, l'avvocato di Pazienza, in un'intervista concessa al TG2, ha dichiarato fra l'altro che il suo cliente è stato colpevolizzato per poter colpire uomini al vertice della Democrazia Cristiana. La lunga sequela di accuse mosse a Pazienza dalla magistratura italiana non sarebbero altro, secondo il suo avvocato, che abbiamo visto poco fa nelle immagini, che una macchinazione politica. Il 14 maggio prossimo la Corte federale di New York deciderà sulle estradizioni in Italia del faccendiere.
Per la sua sesta fuga, ma questa volta si è trattato di una fuga d'amore, Graziano Mesina sarà processato lunedì prossimo per direttissima. Valeria Fusè, la donna che era con Mesina al momento dell'arresto, compiuto giovedì scorso a Vigevano, dovrà rispondere di favoreggiamento. La stessa accusa è mossa ad Antonio Papalia, l'uomo che ha dato ospitalità ai due fuggiaschi. È cominciata alle 20 in punto con l'esecuzione di poche battute dell'inno nazionale inglese e di quello italiano la serata alla Scala di Milano di Carlo d'Inghilterra e di sua moglie Diana. In questo momento stanno assistendo alla rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini. Il principe Carlo e sua moglie sono giunti a Milano nel primo pomeriggio, dopo aver trascorso il secondo giorno della loro visita in Italia alla Spezia. Un 19 dell'ATI con 121 passeggeri a bordo ha rischiato giovedì sera di entrare in collisione con un cacciatornado dell'aeronautica militare a pochi chilometri dall'aeroporto di Ancona Falconara dove stava per atterrare. Lo ha rivelato lo stesso comandante del 19, Claudio Signini, il quale ha precisato che un caccia è passato a 50 metri dal suo aereo, nonostante non fossero state segnalate attività di volo militare nella zona. Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha aperto un'inchiesta. Una notizia adesso sulla vicenda del giornale. Il giornale quotidiano milanese, diretto da Indro Montanelli, tornerà in edicola lunedì. Pubblicazione sospesa oggi e domani in seguito al ritiro della firma da parte del direttore responsabile Montanelli, d'intesa con la redazione, ha preso questa decisione per protestare contro gli improvvisi scioperi che sono stati indetti dai tipografi della SIES, la società stampatrice, che costringevano da diverso tempo il giornale a uscire in forma ridotta. Oggi l'assemblea dei tipografi ha deciso di sospendere gli scioperi ed ha accettato di riprendere le trattative presso la Federazione degli editori alla presenza di un rappresentante del quotidiano milanese. Altre due persone arrestate a Genova, una poi scarcerata per motivi di salute, e 40 denunciati a piede libero per lo scandalo delle lauree false. L'accusa per gli arrestati è quella di corruzione. I 40 denunciati a piede libero sono accusati invece di aver acquistato i certificati di laurea falsi. Il costo di una laurea o di un diploma variava dai 20 ai 100 milioni. Un nuovo monitor cardiaco computerizzato è stato messo a punto in Israele. Ha il vantaggio di essere portatile ed è dotato di un dispositivo di allarme in grado di avvertire chi lo porta se si verifica una irregolarità del suo ritmo cardiaco. L'equipe medica che lo ha sperimentato spera di ottenere dal dispositivo una serie infinita di informazioni. Due diverse ed opposte manifestazioni si sono svolte pacificamente a Nouméa, la capitale della Nuova Caledonia, una delle ultime colonie francesi nell'Oceano Pacifico. Mentre alcune migliaia di europei manifestavano contro la progettata separazione dalla Francia, altre migliaia di kanaki sfilavano in appoggio all'indipendenza dell'isola. Migliaia di persone hanno celebrato nella Repubblica Democratica Tedesca il 40° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Ravensbrück, dove trovarono la morte 92.000 donne. Alla cerimonia hanno preso parte i rappresentanti di 17 paesi. Nella Germania federale, il cancelliere Kohl ha definito oggi il gesto di un vero amico, la decisione del presidente americano Reagan di rendere omaggio durante la sua prossima visita alle vittime del campo di concentramento di Bergen-Belsen e a un cimitero di guerra tedesco. E adesso abbiamo due notizie di sport, cominciamo con l'automobilismo. Il brasiliano Ayrton Senna su Lotus partirà in pole position domani nel Gran Premio del Portogallo, seconda prova del Mondiale Piloti di Formula 1, che sarà disputato sul circuito dell'Estoril. Accanto a lui il francese Alain Prost su McLaren, in seconda fila il finlandese Keke Rosberg su Williams ed Elio De Angelis sull'altra Lotus. Michele Alboreto su Ferrari sarà in terza fila.
Andrea De Cesaris su Ligier in quarta, il nuovo pilota della Ferrari, lo svedese Johansson, in sesta, Riccardo Patrese e Eddie Civa su Alfa Romeo entrambi in settima fila, Mauro Baldi su Spirit Heart in dodicesima e infine Pierluigi Martini su Minardi e Piercarlo Ghinzani su Osella saranno in tredicesima fila. Il Gran Premio del Portogallo sarà trasmesso su Rai 2 a partire dalle 15:20. E passiamo al calcio. La Serie A di calcio è giunta alla 11ª giornata di ritorno. In zona scudetto il Verona sarà impegnato a San Siro contro il Milan. Una partita difficile per il Verona, soprattutto sotto il profilo psicologico, dopo la sconfitta casalinga subita domenica scorsa da parte del Torino. Altro incontro di cartello è Napoli-Inter, mentre in zona retrocessione vi è molto interesse per Atalanta-Como, Ascoli-Juventus e Torino-Avellino. Abbiamo così concluso, vi ricordo l'appuntamento con TG2 Notte alle 24 circa. A tutti buonasera. Il grande amaro firmato Isola Bella presenta Palloni, palloni, una pioggia, un fiume, un mare di palloni. Per te, per lui, per lei, per tutti. Con la magica offerta 18 Isola Bella, due bottiglie e un pallone a sole 10.000 lire. È la grande offerta di un grande amaro. 18, il grande amaro firmato Isola Bella. Ma bisogna fare la svelta. Schweppes presenta il nuovo Pompelmo Dry, eccezionale protagonista del favoloso concorso Una cascata di diamanti. Cerca i colori sulla bottiglia e vinci una cascata di diamanti con Pompelmo Dry Schweppes. Schweppes, per chi vive a colori. Viareggio, più bella dell'Oriente. Di là dal molo, barche e navigli si cullano nelle darsene. Dal 27 aprile al 6 maggio, barche da sogno riunite per la più grande mostra nautica galleggiante d'Europa. Versilia, riviera delle vacanze. Perché aspettare una festa? Il giorno della mamma, il compleanno di Marianna. Perché domani e sempre domani? Ogni giorno è buono per un pasticcino di Saronno. Lazzaroni, sempre il meglio. Tutti lo chiamavano confidenzialmente Ty. Sì, proprio lui, Tyrone Power. L'amatissimo divo in un ciclo di 14 films. Amatissimo Divo, ogni domenica alle 11:30 circa su Rai 2. Da Milano trasmettiamo ora la telecronaca del secondo tempo dell'incontro Simac-Berloni per le semifinali dei play-off di pallacanestro. Telecronista Ennio Vitanza, regista Luciana Veschi.